Benvenuti sul canale del Team Ombra e oggi vi presenterò la decklist di Aqua Force aggiornata GBT02. Partiamo subito con lo starter. Uso questo starter uscito in GTD01. L'effetto di questo starter è metto in Soul, giro 1 in GB1, Counterblast 1 e do l'effetto a una retro che quando attacca il Vanguard si sveglia e prende più 2. Molto utile con alcune carte, va in combo con alcune carte che vi mostrerò dopo. Io mi trovo meglio rispetto ad altri starter che ad esempio fanno pescare o fanno fare, si potenziano o varie cose. Poi, come inneschi, gioco 6 pescate, di cui 4 sono pescate con effetto. No. 4. L'effetto vanno in soul e danno più 3 a un'unità, molto utili ad esempio con Tidal. Poi altre due pescate senza effetto, perché non sono pescate con effetto su altre pescate con effetto. Poi gioco 6 crit, di cui 2 con l'effetto di mettere in anima e girano un danno, non servono, ma sempre meglio averli che non averli. E altri 4, quelli usciti in GBT02, supporto per Maelstrom quando supportano l'attacco di un Vanguard con Maelstrom nel nome e al quarto attacco non permettono dall'avversario di usare gradi 0. E in combo con Glory Maelstrom in Limit Break 5, che non permette di usare gradi 1 superiore, il vostro attacco non può essere parato. E infine, come inneschi, gioco 4 cure. Poi passiamo ai gradi 1, gioco 4 Strike Folder. Strike Folder classico. Se lo gioco in retro posso smostrare una carta da un grado 3 dalla mia mano, andare a prendermi un grado 3 di grado 3 che voglio, Tavas in questo caso, nel mazzo e scartare una carta, oppure posso usarlo come Strike Folder scartandolo come costo per la stride. Gioco 4 PG con arte diversa perché mi piacevano così uso la PG, quelle uscite in BT8 e in BT13, che semplicemente in BT13 sì, che semplicemente non PG normale, perché così posso parare anche le retro se avessi bisogno, e non mi servono usare quelle che strappano danno, perché Aqua Force non usa troppi danni. Poi, come altri G1, gioco 3 delle sirene uscite in GBT2. L'effetto è che in GB1 possono attaccare dalla backrow e se attaccano dalla backrow prendono più 3.000, quindi sono dei 9 che attaccano dalla backrow. E infine due Orti a sirena da battaglia, che è un G1 che dà l'effetto alla carta che supporta, all'attacco che supporta, che una volta che ha attaccato, sì, che ha supportato l'attacco, Counterblast 1, Soul Blast 1, e posso risvegliare l'unità che ha attaccato, sì, l'unità che ha supportato, e l'unità che ha supportato prende meno 5.000. Poi passiamo ai gradi 2, gioco 4 di Assaltatore Magnum, carta uscita nel TD, l'effetto semplicemente è quando attaccato e in GB1 e è stato supportato, gira un danno e puoi risvegliarlo e prende più 2. Molto utile per raggiungere il quarto attacco e anche abbastanza, mette abbastanza pressione. Altri G2 che gioco sono Tidal Assault, è una staple fissa in un mazzo Aqua Force, classic, è un 9.000 che si stand a prescindere e prende meno 5. Come altri G2 gioco Cecchino Alta Marea 2,
L'effetto è che alla terza battaglia, che questa unità attacca, Soul Blast 1 e prende più 10.000. Molto utile in combo, come vi dicevo prima, con lo starter, che così può attaccare due volte. E se è la terza battaglia e la quarta, due Soul Blast, possiamo attaccare due volte, una volta da 19 e una volta da 21. E se è dopo l'attacco di Lambros, è una volta da 31 e una volta da 29. In più va in combo col G1 che vi ho mostrato prima, perché se ho il G1 che lo supporta posso fare fino a 3 attacchi riesco a fare con questa unità. E infine 2 marinaio sventola sciabola, no, marinaio sventola sciabola, praticamente un grado 2 che alla fine della battaglia, il GB1 della quarta battaglia che ha attaccato un Vanguard, posso ritirarlo e pescare due carte, molto utile per farsi una mano nell'attesa del turno forte. Infine, come gradi 3 gioco 4 Glory Maelstrom, di cui quello centrale SP, e l'effetto lo sapete tutti, Limit Break 5 e giro un danno se l'avversario non può parare con gradi 1 superiore. Se è la quarta battaglia va in combo col G0 di prima, col crit di prima, e non può parare l'avversario. E infine, come ultimi G3, gioco 4 di Tavas, il nuovo G3 uscito in GT di 0-4, e l'effetto è in GB2, quando abbiamo due carte girate nella zona G, prende più un crit e l'avversario non può usare G0 per parare, mentre l'effetto di Stride è che quando una nostra unità attacca e è la quarta battaglia di quel turno, noi scegliamo tre retroguardie di un avversario e l'avversario ne decide una tra di esse e la scarta. Finiti questi il mazzo, passiamo alla G-Zone. Gioco 2 del G4 da TD. Alla terza battaglia, questa unità, se colpisce, se l'attacco colpisce, ci permette di pescare uno ed eventualmente giocare una carta, che può essere quella pescata o anche quella, una che avevamo già in mano, e giocarne in retro. Poi un nuovo G4 Socrates uscito in GBT02. L'effetto è che quando una nostra unità attacca e è la terza battaglia o superiore, possiamo girare un danno e dargli più 5.000. Molto utile nei casi come con Tidal, che magari ha bisogno di un po' di potenza in più, come prima Stride molto buona per mettere anche già da subito un po' di pressione in attesa del turno più forte. E infine, come ultimo G4, gioco 4 copie di Lambros, il G4 uscito di GBT02. Alla quarta battaglia sceglie due retro, giro una copia e prendono queste retro, prendono più 10.000. Si commenta già da solo e niente. Spero vi sia piaciuta la mia lista, che ne possiate prendere spunto, e lasciatemi pure un commento o un like se vi piace.